Fine agosto, come ogni anno, è tempo di proteste per i precari della scuola. Anche a Napoli un centinaio di docenti non immessi in ruolo hanno manifestato davanti all'ufficio scolastico regionale per la mancata pubblicazione delle graduatorie che pregiudicherebbero, secondo loro, l'eventuale futura assunzione, come segnalato dalla docente di matematica Giuseppina Pia. Abbiamo partecipato a questo concorso con fatica, in 20 giorni ci hanno dato le date e abbiamo fatto di tutto. Siamo precari da anni e oggi ci viene detto che non c'è tempo per pubblicare le graduatorie. Questo è gravissimo. Perché poi a settembre ci chiameranno per fare i supplenti, perché altrimenti le scuole non funzionano, però poi non ci possono assumere. Perché? Perché non c'è tempo. Questo è gravissimo. I presidenti dovevano andare in ferie e quindi non hanno avuto tempo. Noi di matematica e fisica siamo pochissimi, siamo circa 200-220. E il MEF ha autorizzato 130 posti. 130, fare queste graduatorie è veramente semplice. E poi, detto da matematici, è assurdo dire che non ci vuole tantissimo tempo per inserire quattro titoli con software semplici e veloci. Una vicenda drammatica che sfocia nel ridicolo per le motivazioni, ma che ha effetti devastanti sulla vita dei docenti, come sostiene il referente della Will Scuola Napoli, Luigi Panacea. Il concorso è stato svolto, i colloqui sono finiti la maggior parte per tutte le classi di concorso a fine luglio, però intanto non ci sono ancora le graduatorie. E il problema ancora più grave è che il contingente che è stato assegnato alla Campania deve vedere i docenti immessi in ruolo prima del concorso 2016. E questo è molto chiaro per far capire e comprendere il problema qual è. Alcune classi di concorso del 2016 non hanno più aspiranti, sono finite. Quindi il contingente può essere pure ancora soddisfatto facendo uscire le graduatorie del 2018. E quindi si faranno altre immissioni in ruolo, perché è giusto che queste graduatorie devono essere pubblicate, altrimenti quando parliamo di stabilizzazione e dare docenti stabili alla regione Campania, diciamo chiacchiere. Gli insegnanti annunciano che la manifestazione proseguirà anche questa sera, fino a quando non saranno pubblicate le graduatorie.